Allora, volevo farvi vedere questa bottiglia ancora sporca, infatti adesso la vado a lavare. Sono andata al mercato dell'usato e appena ho visto questa ho detto no, la voglio. Ora vi faccio vedere alcune foto prese in alcuni negozi che le vendono veramente carissime. Io da tempo che la cerco, ho cercato anche su Amazon e su eBay. Questa bottiglia, come vedete, è sporchissima, ma adesso la andiamo a lavare. La metto qui e questa qui pagata 1 euro perché ho pensato di fare una cosa su queste due bottiglie. Come vedete sono rotonde, queste cose le andiamo a togliere tutte, le andiamo a ripulire per bene e poi le trasformiamo. Sono andata a levare la copertura, guardate. Andrò a usare questo spray pittura effetto pietra. Dovrebbe venire così. Allora, la mia idea è quella di decorare quest'anno, proprio per questa stagione, primavera-estate, con delle cose fatte da me. Non volevo stavolta spendere, come sempre, magari soldi, perché veramente andando anche in mercatini dell'usato si trovano veramente tante cose, ragazzi, a prezzo veramente minore e possiamo con la nostra creatività ricreare cose veramente belle, anche a gusto nostro. Questa idea ce l'avevo da tanto tempo, la vedevo ovunque. Questo tipo di bottiglia, però veramente prezzi allucinanti. Se guardate su eBay, anche più di 200 euro. E io me lo sono sempre immaginata con una cordicina qui e con delle pampas che uscissero fuori. I colori che ho scelto quest'anno si tratta proprio del colore bianco sul beige, colori chiarissimi. Per molti possono non essere colori perché magari sono neutri, però quello che sento in questa stagione primavera estate è vedere colori chiari, il bianco soprattutto, perché mi immagino questa stagione molto fresca e quindi questo è quello che ho immaginato. Di solito ho sempre optato per colori pastello, ma quest'anno desidero questi colori neutri, le vedo più in casa. Guardate, ragazzi, pagato soltanto 3 euro ed è venuto bellissimo. Questi sono i due vasi, diciamo le due bottiglie che prima erano di vino. Guardate come sono diventati bellissimi. Questo effetto pietra. Ho fatto anche una piccola candela, ho riprodotto anche lì la cordicina. Ho messo questa decorazione come fiore, diciamo, non è un fiore. A me piace tantissimo, ma guardate l'atmosfera che lascia in casa mia. E per dare quel tocco in più di primavera ho pensato a questo piccolo fiore con una piccola boccettina d'acqua messo in questo vaso. Adesso un'altra cosa importante che voglio cambiare a casa sono le tende. Ce l'ho da 5 anni se non di più, mi piacciono, però sentivo il bisogno di vedere più chiara la mia casa, più bianca, e quindi ho pensato di andarle a cambiare tutte e di mettere delle tende bianche. Guardate come sono adesso. E vi farò vedere a mano come cambieranno, come cambierà il mio soggiorno. Vedrete quanto luce ci sarà. E questo, ragazzi, mi dà quella sensazione di cui vi parlavo prima, una primavera molto fresca. Anche questa bottiglia l'ho presa in un mercatino, però è arancione, l'ho pagato 1 euro e quindi la voglio colorare di bianco perché l'ho pensata sull'isola della cucina.
Per l'isola ho scelto questo centrino presso Daxion tempo fa, dove richiama i colori che comunque sto mettendo a casa, il nero che c'è sempre stato, il bianco e il beige. Ho pensato di mettere questa candela pagata soltanto 50 centesimi da Primark, e questo è il vaso che ho colorato. Guardate come prende forma questa decorazione, come diventa elegante, è davvero moderna. Vi ricordate questo quadretto? In un vecchio video ho riprodotto io questo quadretto e lo vedo perfetto per questa stagione. E come vedete, il verde salvia, questo è un altro colore che ho aggiunto, che ho usato anche l'anno scorso. Poi ho pensato anche di questo centrino, sempre qui, mettendo magari anche una candela accanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Queste erano le mie decorazioni come vedo questa stagione. Vi auguro una buonissima giornata.